Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Stagione 17, episodio 191. Oggi parleremo di tre bloggate sul mio blog paleocontatto blogspot.com. Il primo, diciamo, contenuto di cui parleremo è il link, lo trovate in descrizione, bella copertina evocativa di retrofuturo elettromeccanico su Astonishing Stories 1940. Eccoci qua. Ora, la cosa che salta agli occhi ad un osservatore del XXI secolo è l'immaginifica ed evocativa copertina super densa di retrotecnologia, totalmente composta da servomeccanismi elettromeccanici, manometri analogici, in generale tutta assai simile alla tecnologia dei telescopi del 1940. Tranne questo coso qua che io ho lasciato a colori, tutto il resto praticamente non ha niente praticamente di particolarmente fantascientifico. Questo che però compare qua a colori è un gigantesco, sembra un gigantesco monitor flat a colori, disegnato però su Stanford Stories da gennaio del 1940. È davvero così? Beh, insomma, un monitor flat a colori 1940 sarebbe un elemento tecnologico totalmente fuori contesto storico se l'oggetto disegnato sulla copertina di Stanford Stories del 1940 fosse stato veramente un monitor flat. Ecco, l'oggetto disegnato sulla copertina di Astonishing Stories, questo qua, la 1940, non è un monitor flat. Il perché lo trovate elencato nella mia bloggata in poche parole è un monitor, diciamo, non è un monitor ma è un vetro con dentro un aggeggio praticamente bianco, e questo è un proiettore dove illumina praticamente come al cinema, manda praticamente l'immagine, che da questa lampada qui il proiettore si riconosce, scarica praticamente l'immagine su un fondo di vetro bianco su cui c'è praticamente un fondo bianco, dando l'impressione di un monitor flat. Questa è una tecnologia molto, diciamo, antica, relativa al cinema, che lo si trovava tranquillamente nel 1940, e quindi è completamente coerente, praticamente congruente, congruente con tutti gli altri meccanismi, i manometri analogici, tutti i meccanismi e le ghiere, le varie ghiere che sono qua, che sono praticamente compatibili con la tecnologia del 1940. Quindi l'apparente monitor flat è semplicemente, come potete trovare qui, un meccanismo tecnologico di un tubo telescopio che fa pensare all'osservatore che si tratti di una specie di proiettore cinematografico, quello che l'occhio di un osservatore del XXI secolo interpreta erroneamente come un monitor flat è invece probabilmente un piano di vetro con sotto un telo bianco riflettente. Eccoci qua, svelato il mistero. Quindi non si tratta di una UPAR tecnologico, ma banalmente di una tecnologia congruente con il 1940. Passiamo oltre.
disco volante rosso campeggia sulla copertina di Comet del maggio del 1941. Eccoci qua al secondo contenuto, il link anche questo lo trovate in descrizione. Ecco, non sfugge ad un attento osservatore del XXI secolo quanto è presente sulla copertina di Comet del maggio 1941, la quale sventola, eccoci qua, a prima pagina, una formazione di dischi volanti di colore rosso, ma anche di colore bianco, che emettono raggi luminosi. Ecco, sono presenti anche oggetti sferici incapsulati sulle astronavi, questi oggetti qua. Inoltre sono anche presenti altri oggetti sferici che emettono luce, queste qua, forse però nelle banali lampade oppure degli altri oggetti tecnologici non ben specificati. Ora, gli elementi iconografici di tipo ufologico ci sono tutti nella suggestione grafica della copertina della rivista di fantascienza. Tuttavia, ad un'attenta analisi tecnologica, considerando la data del 1941 di sto coso, quanto la forma orizzontale 2 della bicromia rosso e bianca, c'è da chiedersi quanto il morbido design shape ondulato, molto aerodinamico, perlomeno per la concezione del 1940, potesse essere, diciamo, più imputabile a una scopiazzatura palese dell'avveniristico design del camion della General Motors Future Line del 1936. Ecco, nella mia bloggata ci trovate praticamente un video poi destinato, estratto da YouTube, sul GM General Motors Future Line del 1936, dove rispunto il colore rosso e il colore bianco e con forme morbide e stondate. Di conseguenza, questi oggetti sono probabilmente la realizzazione sì di oggetti di dischi volanti, ma con forme e colori che riprendono il design del General Motors Future Line del 1936, che è antecedente alla copertina del maggio di Comet del 1941. Non finisce qua la puntata. Terzo ed ultimo contenuto per questa puntata. Ora sono tutti cazzi amari. Sono tutti cazzi amari per gli ufologi classici. Ecco, il mito dell'UFO crash nei ghiacci del polo nord o sud, come del mito dell'UFO crash per conversione, quindi per espansione, diciamo, e remake nel deserto in Nord America, nacque in realtà su Astonishing Stories 1942. Ecco, nel 1926 su Amazing Stories si vociferò di basi alene al Polo Sud, mentre nel 1930 Amazing Stories recuperò il caso storico del crash di Nobile, del dirigibile Nobile, dirigibile Italia, pardon, comandato dal comandante Nobile nel 1928, talché in fantascienza si vociferò di bonificatori di ghiaccio. Su Amazing Stories 1932, nel racconto del Lemurian Document di Pygmalion di J. Lewis Burt B.S.C., si discusse in modo indiretto e velato di un possibile UFO crash sottomarino attinente ad una potente e lontana civiltà aliena. Ecco, il racconto è stato anche omaggiato da parte mia nella collana J-Dub, perché il tema dell'UFO crash non ha alcuna raffigurazione iconografica nel racconto. Inoltre, tale informazione non era lo sfondo principale della favola. Tuttavia, il tema iniziò a circolare in modo indiretto, solo in modo discorsivo, nei temi della fantascienza. E adesso si arrivano ai cazzi amari per gli ufologi classici. Slayers of the Unknown, Astonishing Stories del marzo 1942. Guardate un po' cosa c'è qui. Uno scenario sicuramente gelido con ghiacci ed un'astronave a forma di dirigibile. Questo si ricalca nel mito praticamente
storico del crash di Dirigibile Italia del 1928, comandato dal generale Nobile, che è stato rimaneggiato e il dirigibile trasformato in un'astronavona e lo scenario del Polo Nord trasformato in un fantomatico pianeta gelato. Ecco, non è una novità vedere appunto pubblicato sul Vulcanico Astonishing Stories del 1942 la storia Slave of the Unknown di Neil R. Jones, in cui il razzo a forma di dirigibile, ma guarda un po', che risuona proprio di crash Dirigibile Italia 1928 comandato dal comandante Nobile, si schianta l'oggetto nel ghiaccio. Oi. Nel 1949 su Amazing Stories si vociferò di alieni sepolti nel ghiaccio, permutando in linea diretta da Astonishing Stories del 1942. E qua si arriva qua. Invece il primo UFO crash ritratto artisticamente tale da avere un'enorme e massiccia risonanza fantascientifica accade su Amazing Stories 1948 come retaggio della massiva eco dell'editoria fuffologica di Roswell del 1947. Però se andate a permutare vedete che qui siamo in un luogo, in un pianeta gelido e gelato, oppure in un al Polo Nord come su Amazing Stories Alien del 1949, permutate il ghiaccio in deserto, voilà, e si casca immediatamente nella fuffola dell'UFO crash di Roswell in pieno deserto, che deriva direttamente come permutazione di Amazing Stories del 1949 con alieni sepolti nel ghiaccio, che a sua volta deriva come permutazione da Astonishing Stories del 1942 Slave of the Unknown. Eccoci qua con un crash di un'astronave su un pianeta ghiacciato, permutate il ghiaccio in deserto e trovate immediatamente Roswell. A sua volta questo è la eco del mito dello storico crash del Dirigibile Italia di Umberto Nobile del 1928. Di conseguenza si evince che la fuffola dell'UFO crash di Roswell deriva come permutazione di ambienti e di mezzi niente poco di meno che dal crash del Dirigibile Italia di Umberto Nobile nel 1928. E sono cazzi amari praticamente per gli ufologi classici, che l'UFO crash non ha nessuna ragione di esistere, né tecnologicamente né tecnologicamente per l'anno in cui è stato dichiarato, 47 mi sembra, se non ricordo male. E quindi ecco, la suggestiva copertina dei mesi storici del 42 fece ancora da illuminazione poi per If World of Science Fiction del 1950, talché in permutazione il razzo a forma di dirigibile ebbe a trasformarsi finalmente nel mito di un UFO crash di un disco volante alieno sepolto nei ghiacci. Questo è If del 1960. Tra If del 1960 e Astonishing Stories del 1942 c'è la fuffa dell'UFO crash di Roswell. Ecco, quanti UFO crash di un disco volante nel deserto a Roswell del 1947, sia per mutazione che area diretta di quanto fu pubblicato sulla Astonishing Stories del 1942, il razzo dirigibile crashato nel ghiaccio, assieme a tutto il retroterra di miti di fantascienza di cui già si parlava dal 1926. Ecco, mi pare una dimostrazione chiara dell'evoluzione delle permutazioni dei vari miti di UFO crash, che derivano praticamente tutti dallo storico crash di Umberto Nobile del 1928 del Dirigibile Italia. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.